Siano lodati Gesù e Maria. Bellissima lettura di questa sera, fratelli e sorelle carissimi. Faremo una piccola rassegna, una piccola sintesi, cogliendo qualche punto essenziale. Nella prima lettura abbiamo ascoltato gli ultimi atti che hanno portato la povera ed umiliata e mortificata Anna a divenire la madre di Samuele, del grande Samuele. E è bene focalizzare appunto le ultime circostanze, perché Anna eleva una supplica al Signore, una vera e propria supplica accorata, accompagnata da un voto. Era l'ultimo anno, era l'ultimo atto. Se non avesse fatto questa cosa, niente Samuele. Dico perché noi abbiamo un pochino perso, perché quando abbiamo un problema è raro che noi andiamo a supplicare il Signore o anche a dire: Signore, se mi concedi questa grazia, io ti prometto che farò uno, due, tre. Questo è proprio un voto in senso stretto. Eppure io vi dico che quando qualcuno ancora ci crede, a me è successa una cosa, io una Anna l'ho conosciuta nella mia vita, non mi ricordo neanche la persona, ma mi ricordo l'episodio. C'era una persona, una famiglia come tante, non riuscivano ad avere figli, le avevano provato tutti i colori, erano andati in giro a far visite, contro visite, non si capiva che succedeva. Avevo uno in mente, dico, fa una cosa, scegli qualche santuario mariano, vattene a Lourdes, vattene a Fati, a qualche parte, chiedi la grazia alla Madonna, poi se mi fai nascere mio figlio, che ne so, torno tutti gli anni in pellegrinaggio, promettigli qualcosa e vediamo che succede. Che è successo secondo voi? Che quella moce ha figlio. Ripeto, io non mi ricordo se successo tanti anni fa, non mi ricordo neanche la faccia che c'aveva, mi ricordo che venne si tornò ad litteram sine glossa, diceva San Francesco, per dire, no? Questo perché noi a volte abbiamo tanta poca fede, nel senso che andiamo a rivolgersi a mezzo mondo, ma l'unico che veramente può risolvere i problemi reali, anche facendo delle cose straordinarie, perché il Signore quando è opportuno e quando è cosa buona per noi ce le fa, di grazie straordinarie, spesso non ci rivolgiamo. Ecco, quindi Samuele nasce in questo contesto, quindi oltre a tutte le mortificazioni di una vita che questa donna ha subito, come abbiamo visto ieri, c'è stato anche questo atto finale, questa supplica accompagnata da un voto. L'episodio del Vangelo, c'è una parola, autorità, che ricorre all'inizio e alla fine del brano. Gesù insegna con autorità e comanda con autorità agli spiriti immondi. So che ho già meritato qualcosa anche il Papa, che stamattina ha avuto modo di evidenziare questa cosa. L'autorità di cui si parla qui non è l'autorità che Gesù ha in quanto figlio di Dio, che era niente, la tocca a nessuno, d'accordo? Ma l'autorità con cui lui insegnava e con cui lui si poneva anche dinanzi al diavolo era l'autorevolezza di chi può vantare una vita coerente e irreprensibile, direbbe San Paolo. Perché tu non puoi fare il maestro se chi ti ascolta ti vuol dire comincia tu a fare quello che dici, né si ha potere sul diavolo. Se voi vedete i criteri che la Chiesa dà ai vescovi per nominare un esorcista, uomo dalla santa vita, uomo di preghiera, uomo di penitenza, oltre che saggio e sapiente, se non il diavolo, tu hai tutte le nomine del vescovo che ti pare, ti ride in faccia. Sapete che anticamente, quando ancora non c'era la disciplina attuale della Chiesa, nei primi secoli, sapete chi è che diventava esorcista? Chi faceva paura al diavolo? Quelli che vedevano che se qualcuno era demoniato e uno gli impone le mani e caccia il diavolo se ne va, vuol dire che quello c'ha l'attrezzatura per fare l'esorcista. Se un altro gli mette le mani in testa e il diavolo gli ride in faccia, vuol dire che questo non c'ha l'attrezzatura per fare l'esorcista. Quindi l'autorevolezza della nostra vita. San Francesco diceva sempre: parli sempre prima la nostra vita, dopo la nostra parola. Perché la predica muta del buon esempio noi possiamo e dobbiamo farla sempre e a tutti. Quella delle parole bisogna sempre fare, valutare, fare attenzione e fare discernimento. Un ultimo particolare: sulla base di questo Vangelo si capisce, primo, che il diavolo non era sicuro che Gesù fosse il Messia, perché quella è una provocazione quando gli dice: tu sei, io so che tu sei il Santo di Dio, ma non ne era affatto sicuro, come dicono gli interpreti. E il grande monito, Gesù gli dice: taci e esci da questo, quella parola, taci. Col diavolo non si parla, non ci devono parlare né gli esorcisti, come dice il rituale,
che raccomanda agli esorcisti di limitare i dialoghi con gli ossessi allo stretto indispensabile per la preghiera di liberazione, ma non ci dobbiamo parlare neanche noi comuni mortali. Quando viene a fare qualche brutto pensiero o qualche tentazione, la prima cosa che bisogna dare è vattene, oppure taci. Voi sapete che la rovina dell'umanità, sapete da cosa è nata? Dal fatto che quando il diavolo si è avvicinato a Eva, dice, scusa un attimo, posso chiedere, fate una domanda, ma è vero che il diavolo, che il Signore ha detto che non potete fare niente? Eva gli ha risposto, se gli avesse detto taci, aria, avremmo scritto un altro capitolo della storia dell'umanità. Ecco, quindi il diavolo, perdonatemi, lo si manda serenamente al diavolo appena arriva, senza dargli nemmeno l'importanza di starlo a sentire e di rispondere alle sue provocazioni. Questa è una regola generale: alle provocazioni non si risponde, si reagisce, come dire, semplicemente ignorandole. Questa è un'ottima indicazione per una buona vita spirituale. Siano lodati Gesù e Maria.